Ispirazione quotidiana. So di essere una scintilla della divinità. Citazioni di oggi. Tutta la vita della natura, tutte le razze e le specie della creazione animata, cosa sono se non scintille della divinità? Una messe di stelle incarnate, tra le quali spiccano i due sessi umani come il sole e la luna. Johann Gottfried Herder. Oh, se ci venisse dato un occhio per tracciare il percorso luminoso di questa scintilla divina, per vedere come la vita fluisce verso la vita, e sempre più raffinata, spinta attraverso tutte le vene della creazione, si trasforma in una vita più pura e più elevata. Johann Gottfried Herder. Il Padre Onnipotente non ha per noi forme più nobili di quelle in cui il nostro cuore ora ansima e geme? Johann Gottfried Herder. Ispirazione di oggi. La nostra vita nella carne è solo un attimo, un istante, nel tempo infinito della vita, della nostra anima. Non c'è verità più certa di questa. Il problema è che noi riusciamo a pensare solo con la carne e nella carne. Solo ciò che è materiale sembra appartenere non solo alla nostra esistenza, ma anche al nostro pensiero. Dobbiamo sforzarci perciò di uscire dalla nostra carne. Come Gesù si è incarnato per dimostrare che lo spirito è nella carne, ora noi dobbiamo disincarnarci e dimostrare che la carne può diventare spirito. Non si tratta di non essere più nel mondo. Si tratta di essere nel mondo con l'intenzione di elevarci sempre oltre il mondo. Questo è lo sforzo supremo: realizzare che siamo una scintilla della divinità e irradiare questa scintilla ogni giorno dalla nostra carne in questo mondo. Intenzione di oggi. Oggi so di essere una scintilla della divinità. Oggi manifesto la mia scintilla di divinità in ogni mia azione. Oggi manifesto il mio volto più nobile, il mio pensiero più nobile, il mio cuore più nobile. E da oggi ricerco dentro di me ogni giorno quella scintilla divina, e con essa irradio ogni giorno il mio mondo.